Scusate, pausa pranzo. Ciao. Tu sei Francesco? Io Francisco. Bene. Nice to meet you. Francesco. Questa casa è molto antica per questo paese. Questo non è soltanto la Valle del Cognac, però anche la Valle dei Spirits. Sì, ma io ci ho pensato. Sembrava che era così naturale. E benvenuto sempre. Che bello. Questa dovrebbe essere acqua. Spero non sia vodka. Amici, buongiorno. Siamo in questo posto magnifico, a un'ora e mezza da Bordeaux, vicino a Cognac, a Le Logis, che è la casa di Grey Goose. È una location super esclusiva dove non puoi accedere se non ospite di Grey Goose. Grey Goose è una vodka particolare. E la cosa fantastica è che è tutta a nostra disposizione. Cioè, la cucina con dentro tutti i prodotti, le uova fresche, la frutta secca, un salone gigantesco, cocktail di tutti i tipi, uno chef. Prepareremo anche i nostri cocktail, mixology, faremo il pane, si possono prendere le biciclette. Ha detto fate come foste a casa vostra. Hello. 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 E ci hanno accolto con un Moscow Mule molto buono. E noi stiamo qui in questa Domaine Dufresne, che è una proprietà che esiste dal XI secolo. Il logis apparteneva alla chiesa, poi ha appartenuto a sei diverse famiglie diverse, tutte della regione, fino al 2013 quando la famiglia Baccardi la comprò. Come sei bella, signora. Hello. È arrivato il momento dell'aperitivo, ci sono le ostriche. Io, dopo l'esperienza in Giappone, con le ostriche non ho un tutto grosso rapporto. Vediamo. C'è questo banchetto che ti offre questa cosa gratuita. Qui ci sono delle ostriche, non vorrei fosse tipo succo d'ostrica caldo. Ah, ok, abbiamo l'alternativa all'ostrica. Però una la voglio provare. Il distributore di queste ostriche rifornisce l'80% dei ristoranti stellati in Francia. Sono molto particolari queste ostriche. Non so quante ne reggo, io una ne provo. Questa è più piccola. Perché dice cominciate senza niente per scoprire la... Senza niente, siamo sicuri. Non ce la faccio. È come leccare uno scoglio, sa di barca. Abbiamo capito che le ostriche non fanno per me. Adesso però c'è la cena e si accende il barbecue. Wow, guarda che bello. Nice to meet you, Francesco. Vi faccio pure curiosare nel frigorifero. C'è l'acqua Perrier, Coca-Cola, ginger ale, acqua tonica, ginger beer, un miliardo di arance. Qua tutte confetture, marmellate. Buonissima mostarda. Yogurt, pickles e frutta. Salute. Questo abbiamo detto che pesce è monkfish. Rana pescatrice. Mamma mia che bisteccone. Barbabietole questo, sì. Che meraviglia però. E questo è il risultato. Procedo? Fettine piccole. È frutta, è frutta. Che meraviglia questo dolce. This one has been aged 3 years in oak barrels. Temo sia arrivato il momento di andare a dormire. Domani ci sarà un sacco di roba da fare. Buonanotte. Ma buongiorno amici, che splendida giornata. Il meteo dava pioggia, ma c'è un sole strepitoso. È un po' tardi per la colazione, chissà se ci è rimasto qualcosa. Good morning. Hello. Un bananino al volo e via. Siamo in ritardissimo. Avete dormito? Abbiamo dormito troppo. Sì. Ragazzi, che posto incantevole. Poi in autunno è splendido, è tutto giallo. Anche la temperatura, devo dire, non è sgradevole. Sono con la felpa. Tu ancora mangi? Il sole è durato un'ora e mezza. Voilà, juste pour profiter de ce moment de calme, allais-je dire. Voilà, bienvenue dans cette région de Cognac. On peut dire que nous sommes vraiment au cœur de l'appellation du Cognac. Questo fu parte anche dell'Inghilterra col matrimonio di una regina locale che era Aliénor d'Aquitaine, che ha sposato prima il re di Spagna, divorziata, e poi si è sposato col re d'Inghilterra. Quindi ha portato col matrimonio questa parte, questa zona del sud-ovest all'Inghilterra per 300 anni. Il brand di Grey Goose
Booze nasce nel 97 quando Sidney Frank, che era il distributore di Jägermeister dagli Stati Uniti, viene qui a Cognac cercando qualcuno che producesse un cognac aromatizzato. Infatti non era ben visto dai vicini, dato che qua il cognac è una tradizione centenaria e se modifichi la tradizione un po' la gente storce il naso. Conosce François e gli viene proposto di fare, oltre a questo cognac, una vodka da distribuire nel mercato americano. Questa è la vodka Grey Goose. Quindi nel 97 nasce questo brand Grey Goose che viene distribuito esclusivamente sul mercato americano. I francesi neanche sapevano che venisse da queste zone. Fatto sta che nel 2003 viene comprato da Bacardi e quindi attualmente Grey Goose è di Bacardi e viene distribuita in tutto il mondo. Io l'ho questo. Questo anche. Biscotti al burro con le mandorle, favoloso. Bisogna scegliere il buon ingrediente per farlo esprimere. E sur chaque épi il y a environ 35 grains. E io ero convinto che la vodka si facesse solo con le patate. Il grano che utilizzano per la vodka viene da Picardie, che è questa regione qua. E lo stesso grano si usa per fare il pane, ed è un pane di un certo tipo. E noi siamo qua a Cognac. Che bello. Questo è l'ufficio di François. Tutto cominciò nella concentrazione dell'ingrediente che è il grano morbido di Picardie. Questa è acqua Grey Goose, che è un'acqua particolare, con una mineralità particolare. Acqua estratta ieri sera. Dobbiamo prima annusare il pane. Questa senza etichetta cos'è? Ah, è buonissimo. Ok, scusate. Aggiungiamoci un po' d'acqua. Ok. Questa arancia è fantastica, questa è l'ultima. Vaniglia del Madagascar. Buonissimo. Tous les meilleurs chais de cognac sont faits avec ce calcaire. Numero 1. E questa è una vodka barricata? Ah, ancora non sappiamo, ok. Non ho idea di cosa sia. Non esiste, è una cosa che non... Ok, è una cosa che ha inventato lui. Grazie. Meno mela. Sì. Siamo al terzo, qua ce ne stanno 5. Ho indovinato le guirizie, ragazzi. Sono fortissimo. Quindi direi primo frutta, secondo fiori, terzo legno. Però un legno dolce. Legno dolce. Questo io dico erba. Cambia solo il legno? Solo il legno cambia. Questo? È il rovere francese. Mais plus de vanille floral. Il vecchiamento più veloce. Voilà. C'est normal, les Américains sont des gens speed. Sono molto fiero e lieto di offrirvi questo prestigioso nettaro. Sinceramente, François Thibault. Santé! Bravo! Santé! Può sembrare strano, ma è arrivato il momento del pranzo. Vediamo cosa ci aspetta oggi. Un arrosto di pollo. Tu non sei fatta mettere la salsa? È pazzesca. Formaggio aromatizzato a Grey Goose vaniglia. Con polpa di uva. La polpa di uva mi attira molto. Crumble di noci pecan. Che buono. Ma dopo tanto mangiare è arrivato il momento di mettere le mani in pasta. Olè. D'acqua. 300 grammi di farina. Non lo tocchiamo con le mani, sennò si attiva il lievito e diventa, non so, qualcosa di diverso dal pane. Ho fatto pure i complimenti. Dopo la panificazione ho messo la mia mise da Man in Black. Possiamo andare al bar a preparare i cocktail. Dov'è il bar? Giusto? Qua? Quello laggiù, via. Questi saranno i nostri strumenti di oggi. So what we're gonna do is we're gonna make a Negroni, an espresso martini, and we're gonna finish off with a martini. Utilizziamo il picon, 35 ml. 25? Ok. Altri 25 di martini rosso. 25 di vodka all'arancio. The bar spoon. For you ladies. Buono. So we're gonna put 25 ml of fresh espresso coffee.
Voilà. Quanto mi gasa fare cocktail? Incredibile. Perché io da piccolo avevo un libro dei cocktail. Però ero piccolo, non potevo fare cocktail. Solo che me lo leggevo, me lo imparavo. Stavo lì con lo shaker vuoto e ci giocavo. Questo cos'è, il liquore al caffè? 35 ml di vodka Grey Goose alla vaniglia, che è buonissima, l'abbiamo assaggiato oggi a colazione praticamente. Make sure you hold it with your finger. It's hot enough, you should have nice foam on top of it. Buono, sono soddisfatto. Riserva ambrato. Yeah, guarda che martini che ho fatto. È pronta la cena? Grazie. Ah, che bello. E tutti i sottobicchieri sono hashtag #GREIGUS. Ragazzi, ma questi sono i nostri pani. Il mio è diventato gigantesco, ok. Sì, è la magia della natura che fa cambiare la forma delle cose. Cioè, vodka col pepe di Sichuan. Grazie a voi. Sì. Sì. Agnello cotto per 24 ore a 60 gradi, glassata con i funghi. Grey Goose alla vaniglia, latte, banana. Strepitoso. Di cosa stiamo parlando? Ragazzi, buonanotte. Buongiorno, oggi è giornata nebbiosa. Poco male, tanto noi stiamo tornando verso casa purtroppo. Spero che questo video possa esservi piaciuto, questa esperienza all'Elogie. Grazie mille a Grey Goose per averci invitati. Iscrivetevi ai nostri canali Instagram, Iris Official e il signor Franz. E noi ci vediamo presto. Buona giornata. Muah.